Tienimi su quando sto per cadere, tu sediti qui, parlami ancora, se non ho parole io non te lo chiedo mai, portami al mare a ballare, non ti fidare, sai quando ti dico che va tutto bene così, e perdonami, sono forte sì, ma poi sono non serve niente di particolare, solo tornare a pensare che tutto è ben speciale, non si dice mai, ma voglio mi salvare un pezzo di cuore, e io mi vivo senza soli, tu sai che è così. Va bene, buon pomeriggio a tutti voi ragazzi, come va? Tutto bene? Le ultime grida, dopodiché silenzio di tomba. Sapete perché? Perché ci saranno i vostri colleghi, non so chi, che devono andare in diretta radio. Non vi preoccupate, non è cosa così grave, però insomma dovete fare attenzione tutti quanti. Allora, la raccomandazione che diciamo sempre, ve lo dirà Davide fra poco, intanto mi presento, voi mi conoscete ormai, no? Ecco, Big Wave, sono Big Wave, sono uno speaker radiofonico, noi siamo CRT Radio e questa sera diamo l'opportunità di andare in diretta radio con il vostro programma che vi siete per tra l'altro preparato benissimo, vero? Andiamo bene, lo siete preparato il programma ragazzi? Ok, vi crescerà il naso. Va bene, detto questo, fra poco cominciamo. La cosa importante, qualunque cosa dovesse accadere, un momento di esitazione, continuate, noi non stacchiamo come abbiamo fatto le altre volte, perché tutto quello che direte sarà usato contro di voi, non è vero? Tutto quello che direte viene registrato, ma ci può stare. Pensa che quel signore là, dov'è Davide Iannuzzo, in un programma sbaglia minimo 50 volte, quindi pensate voi se sbagliate una volta o due. Non è vero, lui non sbaglia quasi mai. Però tutti gli speaker sbagliano, anche io stamattina ero in radio, ho fatto una papera terrificante, però vado avanti. Il segreto della radio, sapete qual è? Andare avanti, qualunque cosa accada. E se fate una papera che può essere una A con una O, chiaramente non mi fate ho andato, questa cosa se no vi uccido al momento, però le altre cose, ci si può anche ridere su questo. E quando avete qualche problema e siete sicuri di superarlo, inventate. Ok? Detto questo, io vi presento la giuria. E che giuria? Buonasera. Che piacere vedervi. Voglio ricordare a tutti loro e ai giurati anche che sono da ottobre che siamo partiti con questo progetto. E ringraziamo chiaramente tutti gli istituti che hanno partecipato, sono in 5, se me li ricordo bene, ci siete voi chiaramente, poi c'è Scuola di Luogosano, Taurasi, Sant'Angelo Allesca e Paternopoli e ci siete voi. Quindi sarà una competizione, ma più che una competizione è un modo di conoscersi e conoscere, mi sembro quello della notte, come si chiama? Va bene, detto questo... 5 mesi, vi siete abbastanza divertiti, ragazzi? Vi siete divertiti? Ah, beh, insomma, va già meglio, dai. Allora vi presento la giuria.
loro voteranno in tre momenti la vostra esibizione. Intanto li presento e poi magari vi spiegherò come si fa. Non l'ho capito anch'io perché me l'ha spiegato lui prima, quindi... Allora, cominciamo da questa parte. La dottoressa Emilia Noviello, referente per Libera contro le mafie. Grazie per essere qui. Mi fate un applauso spontaneo, ragazzi, grazie. Poi c'è Selvira Taurasi, responsabile dell'Istituto di Prisco. Grazie, l'applauso spontaneo anche a lei. Questa venente signorina di fronte a me invece è Maria Antonietta Tamaro, giornalista di TG News, grazie per esserci. E poi c'è lui, leggendario personaggio che del teatro ne ha fatta ragione di vita, è un attore teatrale e non solo. Qua vorrei un applauso un po' più forte perché lui è un attore. Angelo Sateriale, grazie di esistere per essere qui con noi. Ho dimenticato qualcuno? No, mi pare di no. Sono io sono Big Wave, sono uno speaker radiofonico, no, non lo fate, no. Da 30 anni faccio questo lavoro e mi diverto come un ragazzo, continuo a divertirmi. Detto questo, la radio CRT, da quanti anni siamo? 4 anni, sei sicuro? 4 anni, oltre 300.000 ascolti siamo arrivati, siamo una radio web, abbiamo cominciato per gioco e adesso cominciamo... avere i primi frutti, così i primi frutti siete proprio voi, nel senso, i ragazzi che si avvicinano alla radio. La radio non più pensata come quella del radiogiornale o altro, ma la radio pensata per stare insieme tutti quanti. Noi abbiamo cominciato questo progetto, ringraziamo la preside, De Plessi e tutto il resto, ringraziamo tutti quanti. Questa avvenente ragazza è una speaker radiofonica, Edi, vieni qua. Beccati l'applauso spontaneo dei nostri amici, la conoscete abbastanza bene, lei è quella brava del gruppo. Quanti speaker siamo, Davide, lì? 7-800? Una ventina, siamo 20 persone animate solo dalla voglia di propinar musica, notizie del territorio e non solo. Quindi vorremmo che tra voi magari qualcuno col tempo venisse a lavorare con noi, va bene? Detto questo, 4 anni abbiamo cominciato, è stata una cosa così per gioco e adesso siamo diventati una bella realtà, grazie alla gente che ci ascolta. Sapete che la radio web ha una peculiarità, non è come la modulazione di frequenza, la potete ascoltare anche dal Perù se volete, perché basta andare sul net, sulla rete e ci ascoltano, con lo streaming, con quello che vi piace, va bene. Poi ci sono i social e tutto il resto e siamo diventati una piccola realtà. Detto questo, possiamo passare... Aspetta, il modo di valutazione, non mi fare suggerimenti strani. Allora, signori, a voi toccherà quest'arduo compito, che sarà tra virgolette anche divertente. La prima cosa che voglio dirvi è che davanti a voi non avete degli speaker radiofonici, anzi di più, sono dei ragazzi e hanno una purezza d'animo che io e quel signore là non l'abbiamo manco avuta da bambini, quindi loro sono dei ragazzi, quindi teniamo conto di questo. Allora, il programma che si accingono a proporre i ragazzi, saranno la prima, la terza e la seconda, deve contenere tre punti, cioè tre parti, testa, corpo e coda. La testa del programma è la valutazione come si inizia una trasmissione radiofonica, la presentazione del canovaccio di quello che sarà all'interno del programma. Il programma dura dai 30 ai 40 minuti, se ben ricordo. E poi, questa diciamo è la testa, cominciate a valutare questo. Poi c'è il corpo del programma, che tra virgolette è quello più importante. L'itinere e il contenuto del programma stesso, di quello che vogliono proporvi, l'interesse che può carpire a ognuno di voi come se foste dei fautori, di gente che ascolta la radio, e l'audience e la spigliatezza con cui questi favolosi speakers riusciranno a produrre verbo e di riflesso interesse per voi. Chiaramente non disdegnando la parte musicale, voi sapete che la radio è molto musica, molta musica, quindi la musica è importante se contestualizzata al programma,
Ed ancora, come riescono a entrare e a uscire da un brano radiofonico. Come sapete, la presentazione non bisogna mai parlare molto sul brano, e quando finisce il brano fate di modo che finisca piano piano e poi cominciate a parlare. Ricordatevelo questo. Questo è il corpo. E poi c'è la coda, non meno importante. Come alla fine il programma viene concluso e più di ogni altra cosa, cosa vi ha lasciato? Quindi siate molto, molto... Pensate su questa cosa, pensate cosa vi ha lasciato quel programma, se ci sono stati dei momenti importanti, dei momenti salienti. Anche qualche gaffa aiuta alle volte da parte dei ragazzi, vi fa capire quanto è umana la radio e il parlare. Va bene? Pensate che io alla loro età avevo paura pure di me stesso. Non parlavo mai, adesso quando mi danno un microfono è la fine, parlo sempre. Fra un po' smetterò. Detto questo, alla fine di ogni performance dei ragazzi, comincerà la prima, voi voterete tre volte, io vi chiederò testa, voterete una volta, corpo, voterete un'altra volta, e coda, perché può essere anche può essere differente la cosa, che vi induca a pensare un po' di più. È chiaro? Tutto chiaro? Signori, va bene? A posto, mister Sateriale, lei ha compreso dalla alla Z, sono stato abbastanza chiaro. Va bene. Detto questo, vogliamo... Per quanto riguarda la prima media che si esibirà per prima, i professori che ringraziamo, gli insegnanti che ringraziamo, sono Antonella Di Martino e Chiara Guarino, a cui va un applauso da parte di tutti noi e voi. Bene, adesso c'è un video...